Posso? Ok, via. Allora, buongiorno a tutti. Desidero salutare in primis la professoressa Silvana Sciarra, che ringrazio per aver accettato l'invito a concludere il ciclo delle lezioni magistralis organizzate dalla Corte dei Conti. Saluto il professore Giovanni Pitruzzella, che ringrazio per aver accettato il ruolo di discussant. Un particolare ringraziamento ai presidenti Aldo Carosi e Angelo Buscema, che ci hanno affettuosamente e sapientemente accompagnato nei mesi trascorsi in queste interessanti esperienze di studio e di approfondimento. L'argomento della lezione odierna è di particolare importanza perché investe un aspetto fondamentale del nostro sistema giuridico, il rapporto tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel dialogo tra le due corti, avvenuto mediante le rispettive sentenze, progressivamente si è infatti plasmata l'integrazione tra i due ordinamenti, quello interno e quello europeo, con il riconoscimento della primazia di quest'ultimo, salvi i cosiddetti controlimiti, cioè i principi fondamentali della nostra Costituzione e i diritti inalienabili della persona umana, elementi identificativi e intangibili del nostro ordinamento. L'articolo 117 della Costituzione, che sancisce l'obbligo del legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in realtà ha come suo presupposto proprio il dialogo a distanza tra le corti, segnato da numerose sentenze, sulle quali ovviamente non mi soffermo perché gli odierni relatori ne illustreranno poi gli aspetti fondamentali. Nel mio intervento mi limiterò soltanto all'analisi, sia pure sintetica, di alcune questioni recenti che investono il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti. E cercherò di formulare anche una riflessione conclusiva sulla posizione della Corte dei Conti in una prospettiva europea. Nel 2021 la Corte dei Conti in diverse occasioni, in due occasioni, si è avvalsa del rinvio pregiudiziale allo scopo di ottenere dalla Corte di Giustizia una pronunzia sulla compatibilità fra recenti disposizioni interne e norme europee. In particolare, le sezioni riunite, in speciale composizione, con due ordinanze, la numero 5 e la 6 del 2021, hanno rilevato il problema della compatibilità con il sistema europeo dell'articolo 23 quater, comma secondo, del decreto legge 137 del 2020, che, modificando l'articolo 11, comma sesto, lettera B del Codice di Giustizia Contabile, ha disposto che le sezioni riunite in speciale composizione decidono in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'Istat soltanto, dico soltanto, ai fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. Le sezioni riunite hanno chiesto alla Corte di Giustizia se la regola della diretta applicabilità del SEC, del Sistema Europeo dei Conti, del 2010, e il principio dell'effetto utile del regolamento 549 del 2013 e della direttiva 85 del 2011 ostino ad una normativa nazionale, come quella sopra menzionata, che limita la giurisdizione del giudice sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, impedendo in questo modo il principale effetto utile della disciplina comunitaria, ossia la verifica di trasparenza e di affidabilità dei saldi di bilancio, e precludendo peraltro qualsiasi controllo indipendente sulla perimetrazione soggettiva dei conti della pubblica amministrazione italiana. È altrettanto significativo l'altro quesito posto sempre dalle sezioni riunite con le medesime ordinanze, cioè se il principio dello Stato di diritto, sotto la specie di effettività della tutela giurisdizionale e di equivalenza dei rimedi giurisdizionali, osti ad una normativa nazionale che impedisce qualsiasi verifica giurisdizionale sull'esatta applicazione del SEC da parte dell'Istat e che espone il ricorrente, qualora dovesse ravvisarsi un doppio onere di impugnazione giudiziaria dinanzi alla Corte dei Conti, dinanzi al giudice amministrativo, ai conseguenti rischi di contrasto di giudicati, rendendo in tal modo impossibile la tutela effettiva del suo diritto nel tempo richiesto. Ovviamente non entro nel merito delle questioni su cui attendiamo la pronuncia della Corte di Giustizia, ma mi pare interessante rilevare che nelle due ordinanze che ho richiamato viene indicata chiaramente la possibilità di una successiva proponibilità di una questione di legittimità costituzionale dopo la pronuncia della Corte di Giustizia. Viene delineata quindi un'ipotesi di doppia pregiudizialità, ovvero
di una fattispecie suscettibile di dar luogo a questioni di legittimità costituzionali e simultaneamente a questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione. La stessa funzione del rinvio pregiudiziale concernente la verifica della compatibilità tra disposizioni interne e norme europee si ravvisa in un'altra ordinanza emessa dalla Corte dei Conti nell'anno, è la numero 37 della sezione regionale di controllo per la Campania. In particolare, la sezione regionale ha chiesto se le disposizioni del testo fondamentale dell'Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ostino all'applicazione di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall'articolo 53 del decreto legge 104 del 2020, che nei confronti degli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale impedirebbe, sia pure in via temporanea, il controllo sull'osservanza delle regole di bilancio affidate alla Corte dei Conti, tenuto conto peraltro della necessità di evitare che la crisi finanziaria possa aggravarsi e condurre al dissesto. Mi pare interessante evidenziare dall'analisi delle tre ordinanze che ho menzionato, delle due erano sostanzialmente uguali, il legame tra la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e le funzioni della Corte dei Conti. Tale rapporto in realtà può desumersi non solo dai riferimenti europei, che sono indicati in maniera dettagliata nelle ordinanze della Corte, ma anche da una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali, in particolare l'articolo 24, 81, 101 e 103. La materia della contabilità pubblica diviene quindi oggi un interessante crocevia nel quale possono determinarsi frequenti ipotesi di doppia pregiudizialità costituzionale europea che possono dare avvio ad un'ulteriore fase di dialogo tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi è proprio nell'incrocio tra i due ordinamenti che si pone anche il problema dell'effettività dei diritti sociali, il cui nucleo fondamentale non dovrebbe essere inciso dall'applicazione irragionevolmente rigorosa dell'equilibrio di bilancio. A riguardo vorrei ricordare due sentenze della Corte Costituzionale, la numero 62 e la 157 del 2020, estensore, se non ricordo male, è proprio Aldo Carosi, che affrontano in maniera proprio estremamente interessante il problema cruciale, come dicevo, dei rapporti tra equilibrio di bilancio, diritti sociali e regole contabili, affermando che le prestazioni corrispondenti ai diritti sociali sono condizionate dalla disponibilità di risorse pubbliche, sicché il loro livello qualitativo e quantitativo è esposto ad una ponderazione in termini di sostenibilità economica che non consente di incidere negativamente e irragionevolmente sul nucleo essenziale dei diritti sociali. Per molto tempo, invece, l'equilibrio di bilancio è stato concepito proprio dall'Unione Europea come un fine ultimo per garantire stabilità e efficienza del mercato. L'Unione, infatti, pur auspicando, forse genericamente, il cosiddetto modello sociale europeo e la tutela dei diritti sociali, non si era occupata della dimensione del welfare, che è stata soltanto di recente ripresa in una logica emergenziale per fronteggiare i devastanti effetti socio-economici dell'epidemia. La sentenza 62 del 2020 lascia intravedere la presenza invece di veri e propri controlimiti all'equilibrio di bilancio, pur se costituzionalizzato e pur se imposto dall'ordinamento europeo, nel senso che le politiche di austerità, quali delineate dal legislatore interno, non possono in alcun modo intaccare i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali di prestazione, corrispondenti appunto a quello che possiamo definire il nucleo indefettibile dei diritti sociali, che costituiscono veri e propri diritti, principi fondamentali della nostra Costituzione. In ogni caso, la necessità di preservare il nucleo essenziale dei diritti sociali si impone anche al legislatore statale nell'elaborazione delle politiche di bilancio, che devono conciliare efficienza economica e salvaguardia dei livelli essenziali dei diritti sociali stessi. Tutto ciò, a mio avviso, conduce ad affermare la centralità e l'importanza delle funzioni della Corte dei Conti. Corte dei Conti che non vigila semplicemente sul rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma attraverso il compimento puntuale, lo svolgimento puntuale delle proprie funzioni di controllo e di giurisdizione, consente che tale principio operi in stretto collegamento con il buon andamento e con la responsabilità per
per la preservazione di risorse sufficienti per i servizi pubblici e per i livelli essenziali delle prestazioni, anche nell'ottica dell'equità intergenerazionale. Vi è quindi un preminente interesse diffuso non solo alla legalità e alla sana gestione finanziaria, ma anche al buon andamento, che in quanto adespota vede fondamentalmente nella Corte dei Conti il primo giudice che ne può assicurare la protezione, non trovando di per sé spazio tale interesse dinanzi ad altri pressi giurisdizionali. Tale tutela può quindi condurre eventualmente alla formulazione di questioni di legittimità costituzionale, ovvero al rinvio pregiudiziale, non potendosi ammettere norme immuni dal sindacato di legittimità costituzionale o dal sindacato della Corte di Giustizia, che, come già osservato tanti anni fa dal compianto professore Tesauro, si è reso simile ad un sindacato di costituzionalità. Mi avvio alla conclusione. In merito al fondamento e alla caratteristica delle funzioni della Corte dei Conti, occorre tener conto che l'equilibrio e i principi derivanti dall'Unione Europea trovano presidio nel sindacato della Corte dei Conti, quale magistratura neutrale e indipendente, garante imparziale della sana gestione finanziaria del settore pubblico. Tale ruolo europeo della Corte dei Conti, quindi, non solo investe direttamente le funzioni del controllo, ma anche le funzioni giurisdizionali, allorché la violazione delle regole contabili si traduca nella malagestio, che comporta, come è noto, un danno erariale e che include anche il danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Al riguardo va richiamata la consolidata giurisprudenza affermativa della giurisdizione della Corte dei Conti rispetto a tutte le fattispecie di protezione del bilancio dell'Unione Europea. Giurisprudenza che, come ricorderete, è fondata sul principio di assimilazione, in forza del quale gli interessi finanziari europei devono essere assimilati a quelli nazionali ai fini della protezione, con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi e adottando le stesse misure previste dal diritto interno per la protezione dei medesimi beni giuridici. Può quindi affermarsi direi con serenità, che limitazioni o esclusioni della colpa grave, come quelle di recente introdotte dal decreto legge 76 del 2020 e recentemente prorogate, anche se in forma temporanea, comportano il rischio complessivo di un abbassamento della soglia di attenzione amministrativa per una gestione oculata delle risorse pubbliche. Tale scelta normativa suscita ovviamente perplessità anche alla luce dell'esigenza vitale di assicurare la tutela delle risorse che saranno rese disponibili nell'ambito del PNRR. Siffatta esigenza è comunque inderogabilmente imposta dagli articoli 81 e 97 della Costituzione, ma anche dai principi di effettività, equivalenza, leale cooperazione dell'ordinamento dell'Unione Europea. Occorre quindi interrogarsi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea di disposizioni interne che in vario modo limitano la responsabilità amministrativa o tendono a ridurre le funzioni di controllo della Corte dei Conti, determinando sia un livello di tutela inferiore agli interessi finanziari pubblici strettamente connessi a quelli europei, sia un arretramento della vigilanza sulla sana gestione finanziaria, presupposto indefettibile del buon andamento e dell'equilibrio di bilancio, oltre che dell'effettivo soddisfacimento dei diritti sociali. E le funzioni della Corte dei Conti, conclusivamente, trovano un chiaro fondamento non soltanto sulle norme costituzionali, ma anche nell'ordinamento europeo, rispetto al quale la Corte si pone come indispensabile e insostituibile giudice specializzato della legalità finanziaria e garante dell'equilibrio di bilancio. E quindi, e qui concludo, prevedibile che nel futuro il dialogo tra la Corte dei Conti e del dialogo, voglio dire, tra la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale possa essere proprio stimolato dalla Corte dei Conti. Chiudo e vi ringrazio per l'intervento e cedo la parola al presidente e amico Aldo Carosi. Prego, Aldo. Grazie. Intanto un saluto al nuovo entrato che vediamo con molto piacere. Hai superato i problemi venendo in corte della comunicazione. E ovviamente un ringraziamento per primo a Silvana Sciarra per aver accettato di tenere questa lezione
casa della magistratura contabile e ovviamente a Guido e ad Angelo che hanno il merito di avere organizzato questi incontri. Ha detto tutto, secondo me, in modo sintetico ma efficace, Guido Carlino sui riflessi delle questioni finanziarie e sociali nell'ambito delle nostre carte fondanti, e ci metto appunto anche il trattato, ma io ci aggiungo la stessa convenzione, la stessa CEDU. In realtà, ecco, proprio parlando della nostra ospite Silvana, io devo dire che fin da quando l'ho conosciuta ho visto proprio, oltre ad una profonda conoscenza, direi quasi una maternità di tanti istituti e di tante pronunce, sia dell'evoluzione normativa che di quella giurisprudenziale multilivello, ma proprio una volontà di interpretare il mandato di giudice costituzionale in un'ottica integrata. E più volte ho avuto modo di commentare sempre adesivamente la sentenza 70 del 2015, che è poi la sentenza che ha fatto conoscere, diciamo, Silvana a chi non si fosse accorto che c'era un nuovo giudice costituzionale. Una sentenza molto importante per tanti profili, quello di avere unito la sensibilità sociale e il profondo ossequio al principio di legalità e anche alla coerenza con le precedenti pronunce della Consulta, ma soprattutto per avere inserito in quella sentenza il principio della istruttoria normativa. È il principio della istruttoria normativa, cioè della ostensione dei motivi che portano ad assumere un determinato provvedimento legislativo. Una volta noi la cercavamo negli atti parlamentari, oggi passano delle norme asistemiche e uno le deve mettere in qualche modo a sistema. Questa mattina, in sede proprio della Summer School di Pisa, a cui abbiamo partecipato come relatori e partecipiamo anche io e il presidente Carlino, è venuta fuori una notazione molto intelligente per cui si dice in un'ottica di legislazione e di giurisprudenza multilivello, probabilmente la tecnica normativa più efficace è quella europea dei considerati. Mai cosa è tanto vera, e mai cosa è tanto vera è collegata all'istruttoria, cioè alla fattibilità della decisione normativa. E i considerato proprio nei rapporti tra profili sociali e profili economico-finanziari diventa veramente il driver. Se noi prendiamo la direttiva sui quadri di bilancio, troviamo affiancato da un lato la precisazione che il controllo finanziario contabile non è statistica, cioè la statistica serve per assumere le decisioni basate su analisi macroeconomiche, ma diciamo, il controllo sui conti fa parte della legalità finanziaria, che è cosa diversa, perché non interessa il livello medio di rispetto dei parametri, ma interessa se la determinata componente della finanza pubblica allargata ha effettivamente fatto il suo, quello che gli viene assegnato dall'ordinamento. Dicevo che da considerato si capisce anche questa sinergia tra i due aspetti, perché se è vero che da un lato si parla appunto di controllo contabile, di cose tecniche, dall'altro si dice che gli stati membri adottano politiche anticicliche, e questa è una scelta sociale. La politica anticiclica è una scelta sociale, quindi
Anche nell'interpretare la nostra Costituzione, io ho sempre detto che per quanto è venuta tutto sommato bene la novella della legge costituzionale 1 del 2012, che è effettivamente anticiclica se uno la legge in modo sistematico anche con i documenti europei, altrettanto non è convincente la cosiddetta legge rinforzata, che a parte i continui sconvolgimenti, ma ha adottato alcune soluzioni che sembrano invece procicliche. Come quella, per esempio, di caricare il rientro dal debito nel periodo di crisi e non programmarlo per un rientro nel momento del superamento della crisi. E, ovviamente non è questa la sede, così come diceva prima il presidente Carlino, per analizzare a fondo questo problema, ma è un problema fondamentale, come fondamentale è la norma del trattato sul funzionamento. La famosa proporzione tra l'indebitamento e il PIL, perché di quella norma si legge soltanto la dubbia scientificità, mentre non si legge invece la deroga che quel lunghissimo articolo prevede nel caso di indebitamento destinato ad investimenti. E adesso quella norma va in auge perfettamente nel periodo della resilienza, perché una cosa che dobbiamo capire tutti quanti, dalla Corte dei Conti alla Consulta e alla stessa Corte di Giustizia, è che a un certo punto noi dovremo presentare il conto dei finanziamenti che abbiamo, sia di quelli a fondo perduto, sia di quelli relativi all'indebitamento. Ed allora lì dovremo presentare delle cose tangibili, delle cose che possano essere verificate, perché in realtà lì c'è una sorta di obbligazione di risultato, raggiungere l'obiettivo. Quindi la valutazione concreta deve avvenire. Da un lato la valutazione concreta è più facile per le opere, diciamo così, tangibili, pensiamo agli appalti di lavori, anche a molti appalti di servizi, alle reti ferroviarie, ma già nella materia digitale la valutazione sarà molto complessa e bisognerà trovare dei parametri che poi reggano l'impatto con quelle che sono le linee che abbiamo concordato in sede europea. Insomma, non possiamo pensare di presentare soltanto un rendiconto finanziario, dobbiamo presentare un rendiconto di risultato. E questo, per riallacciarmi proprio all'opera svolta da Silvana fin dall'inizio del suo mandato costituzionale, è stato un filone particolarmente sfruttato perché quella dell'istruttoria normativa è tornata in varie altre sentenze, anche nell'esame del decreto legge attuativo della sentenza 70, che è stato questa volta scrutinato in modo positivo sulla base degli atti parlamentari che contenevano la motivazione del modo con cui era stata eseguita la sentenza 70. Ma io penso anche alle altre sentenze relative, per esempio, alle parifiche o più in generale al controllo, dove abbiamo sempre messo in parallelo la questione della sana gestione finanziaria, che potremmo definire una condizione necessaria del buon andamento, ma non sufficiente, perché i diritti inalienabili e incomprimibili devono comunque avere una priorità. Una primazia, l'abbiamo visto per esempio per la questione dei disabili. E quindi è stato questo un po' il punto di riferimento. Giustamente il presidente Carlino citava la sentenza 62, ma io mi permetterei di dire che in questa guerra ai tecnicismi contabili, sia pure normativamente adottati, che vanno a violare i parametri costituzionali ed euro unitari,
Anche la recente sentenza 80, redatta tra l'altro dall'amico Angelo Buscema, si pone su quel solco perché va a fulminare una disposizione che ripeteva una, sia pure sotto diversa veste tecnica, molto sofisticata e ve le risparmio, ma riproduceva gli stessi effetti perturbativi dell'equilibrio dei bilanci che era stata colpita con la precedente sentenza 4 della Corte Costituzionale. E lì si dice chiaramente, accogliendo gli stessi parametri, che si è seguita una via diversa per raggiungere lo stesso risultato negativo. E a proposito del Covid, questo è un punto fondamentale, si dice in quella sentenza, forse era già nella prima, e adesso ovviamente viene ribadito in questa che è post-Covid, ma l'altra era pre-Covid, che in realtà il controllo che fa lo Stato non può essere come è stato fatto sulla sanità fino allo scoppiare della pandemia, un semplice controllo finanziario, ma deve controllare e colpire, soprattutto dove ci sono i commissari, quelle situazioni in cui i livelli essenziali di assistenza, come approvati dallo stesso Stato con DPCM, non vengono rispettati. E allora il cerchio si chiude, perché la sostenibilità economica è un concetto complessivo, ma nell'ambito della sostenibilità economica, se io mi impegno, se io riconosco che sono diritti incomprimibili una serie di prestazioni, poi le devo garantire, poi devo garantire che ci sia il loro finanziamento. Perché dico che conta molto nell'era del Covid? Perché adesso proprio quegli enti che abbiamo colpito, ahimè, sono enti del Meridione, si potrebbero citare i nomi delle città, ma in realtà li sanno tutti e noi non li citiamo, che gridavano al lupo dicendo che le sentenze della Corte li depauperavano, adesso molti di questi sono gonfi di liquidità perché hanno accumulato i contributi finalizzati dati in periodo Covid. Ma mi chiedo, loro vorrebbero far passare questa disponibilità di cassa, che non è disponibilità economico-finanziaria, perché è data per fare delle prestazioni che evidentemente non sono state fatte, ma è buona amministrazione, oppure significa tenersi le mani libere per cercare di utilizzare quei fondi in modo autonomo da quello che invece è il piano nazionale che viene coordinato? Ecco, questo che viene coordinato dal centro. Ecco, queste sono le ricadute. Per questo diciamo che alla fine la parola d'ordine dovrebbe essere trasparenza e chiarezza dei bilanci. Quindi le situazioni a 31 dicembre del 2019 dovrebbero essere il punto di partenza per valutare il bene e il male che è stato fatto nel periodo del Covid, ovviamente tenendo presente che soprattutto in primo impatto non si poteva pretendere una spesa proficua, ma non si può continuare a spendere con una sorta di slogan etana libera tutti, ognuno giudica sul territorio quel che è meglio. Certo, ci sono le peculiarità degli investimenti, le scelte nel campo dei servizi e delle opere pubbliche, ma sempre di investimenti si deve trattare e sempre congruenti con il finanziamento che viene dato. Al di fuori di questo c'è soltanto l'anarchia contabile e qui viene in gioco sia l'equità intergenerazionale, come diceva prima Guido Carlino, e viene in gioco la responsabilità di mandato. Perché se i rendiconti non sono in grado di dirci se quei fondi spesi, magari in periodo elettorale, erano fondi spesi bene secondo la destinazione, oppure erano utilizzazioni, diciamo, strumentali all'esigenza elettorale del momento. Questo è fondamentale, lo deve dire il rendiconto, un rendiconto chiaro, visibile, che paragoni i programmi con il realizzato, tenuto conto appunto delle circostanze imprevedibili intervenute. Quindi diciamo, è qui che si incontrano, secondo noi, la filosofia europea aggiornata. Io ricordo che ero molto impaziente con le sentenze
Viking, Ruffert, eccetera, con Silvana che mi diceva: guarda che le cose stanno cambiando, non c'è più solo la concorrenza onnivora, ci sono altre sentenze. E adesso, francamente, gli accenti della commissaria van der Leyen, a parte la maglia azzurra che ha indossato per la finale, però le parole che lei ha detto, anche se purtroppo non sono state ancora tradotte a regime, sono importanti per far vedere che anche la visione da parte dell'Europa della socialità è diversa. La socialità diventa una componente integrata, interagente con quella finanziaria. E credo, non so Silvana, poi adesso la sentiremo, se può essere a tuo avviso proprio il punto d'incontro di un sistema che cerca di evitare che poi si vada a discutere dei contro i limiti quando un ordinamento o l'altro ritiene violati i suoi elementi fondanti. Ecco, l'ultima appunto è, la devo dire perché ha ragione il presidente Carlino, non si può francamente giustificare una norma che confonde la responsabilità amministrativo-contabile con la responsabilità penale. Il giudice penale ci avevano insegnato che era un giudice di chiusura. Ce l'avevano insegnato, vabbè, quando c'era il vecchio articolo 3 del codice di procedura penale, però è un giudice che dovrebbe intervenire soltanto quando ormai il paese crolla, mentre in realtà il giudice che insegue le malversazioni finanziario-contabili e quindi il giudice che, rispettando i principi di garanzia del contraddittorio, individua proprio la malversazione e lo storno dei fondi pubblici a destinazioni diverse, dovrebbero essere profondamente separati e non accomunati in una specie di doppione che, sempre avendo riferimento all'ordinamento multilivello, poi ci fa venire in mente il problema del ne bis in idem. E proprio le sentenze Rigolio, devo dire, ha chiarito che la natura della responsabilità amministrativa non è penale, ma se noi facciamo una norma nazionale che ricalca poi i principi di imputazione del reato, è chiaro che anche il giudizio della Corte Edu può cambiare. Quindi io direi che bisogna attestarsi sui risultati positivi che abbiamo raggiunto ed evitare che una normativa emessa sotto le emozioni del momento possa rompere un sistema che faticosamente, con la volontà di cooperazione delle parti, in qualche modo va avanti. Scusate se ho preso troppo tempo, ma poi quando parliamo di queste cose, la passione prevale. Grazie, adesso passiamo la parola alla professoressa Sciarra. Prego, professoressa. Grazie, grazie mille. Io sono davvero emozionata in questo momento perché non solo perché ritrovo vecchi amici e immagino, mi auguro di conoscerne di nuovi, anche se c'è un pubblico virtuale di ascoltatori che sono lì, non li vediamo. Io vorrei augurarmi di sollecitare soprattutto loro con delle riflessioni che sono molto sull'onda di quello che è stato già detto, grazie davvero anche per queste relazioni introduttive. E questo incontro, appunto, sollecitare i partecipanti su di un terreno di sperimentazione comune mai concluso, che è il terreno del diritto europeo, ma questo incontro è veramente nobilitato dalla presenza dell'Avvocato Generale Pitruzzelli, che dovrebbe essere al mio posto, perché io sono sempre una un po' un'abusiva, una che si intrufola in questioni che in realtà non le spetterebbero, la mia disciplina di partenza è un'altra, però la passione, come diceva Oraldo, è sempre molto alta e dunque sono lieta poi di avere con il professor Pietruzzella questa occasione che potrà essere anche di condivisione di alcuni dei punti che io espongo in maniera molto problematica. Devo dire che ho letto con molto interesse le due ordinanze di rimessione con rinvio pregiudiziale, la 5 e la 6 del 2021 delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, perché questo giudice di ultima istanza, molto orgoglioso
del suo ruolo fronteggia un caso di potenziale doppia pregiudizialità, come pure è stato ricordato dal presidente Carlino, e sceglie la strada per Lussemburgo. E perché mi sono proprio appuntata questa frase: la questione investe principi di struttura delle relazioni tra ordinamento europeo e ordinamento nazionale, quindi non ha il carattere di prioritaria incidenza costituzionale evocato dalla Corte Costituzionale, ma nulla preclude, dicono le sezioni unite, che ci possa essere in futuro una questione di legittimità, che possa essere sollevata una questione. Ecco, sottolineo il riferimento anche a un precedente importante che queste due ordinanze di rinvio operano, ed è la sentenza Factor Tame, dove per l'appunto avvocato generale era Tesauro, a cui anch'io rivolgo pensiero affettuoso, pieno di nostalgia. Io occupo indegnamente il suo studio qui alla Corte Costituzionale, e in questi giorni mi sono tornate in mente tante frasi e tanta amicizia e tanto senso di vicinanza nei primi tempi alla Corte Costituzionale. Ci tengo davvero a dirlo, perché proprio l'avvocato generale Tesauro in quel caso fa notare come si intrecciano, mi chiedo se questo poi non è sempre vero, no? Le vicende di un invio pregiudiziale che in quel caso era molto particolare perché era mosso dalla House of Lords, e c'era un problema di una norma di common law che impediva al giudice nazionale di emettere provvedimenti contro la corona, sarebbero stati provvedimenti cautelari. E Tesauro nota che la sospensione per il rinvio pregiudiziale non è mai una misura cautelare in quanto tale, però alla luce della sentenza Simmental, che lo stesso avvocato generale richiama, ben può il giudice nazionale disapplicare la norma in contrasto con il diritto europeo. La House of Lords si mette in pace la coscienza perché non andrà contro la corona, ma se ci andrà lo farà sulla scorta di una norma di diritto europeo. Non so se questo ha davvero rappacificato la House of Lords dei tempi. Sta di fatto che questa vicenda è molto interessante e diciamo che mi ha fatto piacere rileggerla alla luce degli interessanti e molto articolati rinvii operati dalle sezioni riunite. Io non entro nel merito perché non è questo l'oggetto del nostro incontro, ma devo davvero manifestare il mio interesse, però sottolineo un punto su cui poi vorrei anche ritornare, perché nella prospettazione delle questioni le sezioni riunite citano la giurisprudenza recente e molto importante della Corte di Giustizia sull'articolo 19 paragrafo 1 del trattato del TUE, in particolare citano la sentenza Commissione contro Polonia. Ecco, l'articolo 19 non è solo, lo dicono le sezioni riunite, specificazione dell'obbligo di cooperazione che è previsto dall'articolo 4 del TUE, ma è anche principio dello Stato di diritto, articolo 2 del TUE, e in quanto norma che attiene alla tutela effettiva dei diritti, va letto in parallelo all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Ecco, questo è un, come dire, binomio, forse trinomio, importante che abbiamo letto e riletto, devo dire, con grande piacere per quanto mi riguarda, nelle sentenze della Corte di Giustizia, e che mi fa, mi conforta vedere evocato anche in queste due ordinanze di rinvio. Apro una breve parentesi sulla doppia pregiudizialità per poi tornare magari sul 47, che sempre più appare, ma qui chi è molto più esperto di me mi correggerà se sbaglio, come davvero una norma di chiusura del sistema, quindi una norma sempre più importante, essenziale nella sua funzione. Ecco, dicevo, una breve digressione sulla doppia pregiudizialità, perché mi è tornato in mente, e sono andata a rileggerlo, un articolo molto breve ma molto incisivo, credo che fosse su questione giustizia, non ricordo, di Antonello Cosentino, magistrato di Cassazione, pubblicato nel 2020, proprio sull'onda della prima fase molto accesa del dibattito sul famoso obiter della sentenza 269 del 2017, perché in questa
rimessa a fuoco, diciamo, dei termini della questione, Antonello usa la metafora dei treni, che è usata molto bene. Se vi capita, andatelo a rileggere, la metafora dei treni che partono e noi ce li immaginiamo, ci immaginiamo magari un treno a vapore, un'immagine forse un po' più romantica di un Intercity o di un Frecciarossa, e vediamo questo treno a vapore che parte per Lussemburgo o per Roma. E l'immagine del giudice ordinario, che è un giudice capostazione, che deve decidere che cosa caricare sui treni, ma soprattutto quale treno, quale fischietto suonare e quale treno far partire per primo. Allora, per evitare disastri ferroviari, si conclude in quel breve scritto molto incisivo con l'invito, che peraltro era già venuto buona parte della dottrina, a valorizzare le sinergie fra le corti piuttosto che una gara, una urgenza di un primato. Ricorderete tutti questa espressione prima e ultima parola. Ecco, anch'io devo dire, con una metafora molto meno convincente di quella adoperata da Antonello e senz'altro in modo così molto più rapido, mi ero espressa nel senso della sinergia. Anche io avevo tentato la via della metafora, perché sappiamo che la metafora poi aiuta sempre anche per rendere, speriamo, un po' meno noiosi, no, i nostri discorsi. E avevo parlato di lenti bifocali, quindi un'immagine, se volete, la vista, lo sguardo che guarda vicino, l'occhio che guarda vicino e poi guarda lontano perché, e questo vorrei proporlo anche oggi, perché c'è una situazione di contesto di cui dobbiamo tenere conto, che forse, oltre ad essere un contesto in senso generico, è un contesto istituzionale di grande rilievo, cui dobbiamo fare attenzione tutti, come giudici, come cittadini, come operatori in genere del diritto. Istituzionale perché c'è questo cielo delle due corti, la Corte Costituzionale in quel caso e la Corte di Giustizia, ma oggi le sezioni riunite, questo cielo che si svolge sopra tutte le corti, e sotto questo cielo ci sono dei fatti nuovi. Intanto c'è un caso di doppia pregiudizialità che ha interessato la Corte Costituzionale, che non so fino a che punto possa essere considerato emblematico o rappresenti un precedente, però sta di fatto che intanto è successo. Si trattava per l'appunto di una materia di un diritto sociale, dei criteri di scelta da adottare in caso di licenziamenti collettivi. E questo giudice napoletano, molto inventivo e molto coraggioso, ha deciso di fare partire contemporaneamente i due treni. E questi treni sono andati in direzioni diverse, però è arrivato prima il treno a Lussemburgo, o perlomeno il capostazione del luogo l'ha ricevuto prima ed è stato in grado di rispondere prima. Allora, diciamo che qui c'è un fatto imponderabile che non è dipeso da niente se non da un mero dato così temporale. La Corte di Giustizia si è potuta esprimere rapidamente perché ha liquidato il giudice napoletano con una pronuncia di manifesta irricevibilità delle questioni. E la Corte Costituzionale era pronta a rispondere e naturalmente ha risposto con una sentenza di inammissibilità, dove però c'è stato modo, e di questo io, che sono stata estensore, sono molto grata al collegio che mi ha dato fiducia su questo punto. C'è stato un piccolo paragrafo che precede per l'appunto la dichiarazione di inammissibilità, in cui si ricorda che c'è, nonostante, insomma, in questo caso ognuno sia andato per la sua strada e uno abbia risposto prima con quella pronuncia di manifesta irricevibilità, c'è però un sistema integrato di garanzie, dice la Corte Costituzionale, che si pone e che richiama la leale e costruttiva collaborazione tra le diverse istituzioni. Quindi torna questo tema forte, a mio parere, della tutela sistemica e non frazionata. Quindi non c'è una prima e un'ultima parola, ma ci sono punti di vista, ci si augura convergenti. In questo caso la convergenza c'era, nel senso che tutte e due le corti si esprimevano soprattutto sul campo di applicazione del diritto dell'Unione Europea, che era poi diciamo, il muro principale contro cui si scontravano le due ordinanze del giudice napoletano. Quello che dice la Corte di Giustizia nella sua
nella sua, nel rispondere appunto al rinvio pregiudiziale, dice che non soltanto non c'è campo di applicazione, ma dice anche che non c'è perché la materia dei licenziamenti collettivi, che risale a una vecchia storica direttiva della prima, della seconda metà degli anni 70, quelle direttive sociali che ci hanno fatto sperare che davvero c'era il modello sociale europeo che prima veniva evocato dal presidente e che ci hanno poi per fortuna confortato sul fatto che un modello sociale europeo in continua evoluzione c'è e si sta, come dire, irrobustendo. Ecco, quella direttiva era solo una direttiva sugli obblighi di consultazione, quindi non era un diritto secondario di armonizzazione piena, infatti la Corte dice armonizzazione parziale e quindi la Corte Costituzionale ben può concludere dicendo, si è espressa la Corte di Giustizia, questa Corte, la Corte Costituzionale, non ha ragione di esprimersi su vicende decise dalla Corte di Giustizia. Allora, io lo cito questo esempio perché ce l'abbiamo sotto gli occhi, è un dato concreto. Mi chiedo, e su questo mi piacerebbe sentire l'opinione degli altri, quanto possa essere considerato, diciamo, un caso emblematico. Certamente è andata così, è andata così. E c'è un'armonia, diciamo, della decisione della Corte di Giustizia sul diritto al silenzio, quindi passo ad altra materia, dove non c'era doppia pregiudizialità, dove però certamente le due pronunce, quella dell'invio della Corte Costituzionale e quella successiva della Corte di Giustizia, diciamo, sono pronunce che secondo me vanno lette davvero in uno spirito di grande continuità, nel senso che abbiamo tutti apprezzato moltissimo come giudici costituzionali la risposta della Corte di Giustizia. Richiamo ancora una volta all'articolo 47,2 della Carta e 48, per ricordo si trattava del diritto al silenzio nei confronti della Consob e ora anche della Banca d'Italia. Quindi, ecco, siamo veramente nel cuore, e non cito Taricco perché in fondo anche Taricco è un esempio alla fine virtuoso di collaborazione tra le corti, ma siamo su di un terreno dialogante, a mio parere facilitato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma su questo mi preme l'opinione dell'Avvocato Generale, che è stato tra l'altro in parte, e non solo in parte, insomma, protagonista e artefice di questa nuova giurisprudenza sull'effetto diretto, l'efficacia diretta dei alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali. Ecco, mi sono sempre chiesta se questa facilitazione del terreno di incontro venga anche da quella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che non a caso, qui ho raccolto diciamo, con molto interesse le parole iniziali del Presidente Carlino e anche ovviamente le sollecitazioni di Aldo, se non è anche quello il terreno dei diritti sociali, proprio un terreno, una sorta di palestra in cui si misurano meglio le forze degli attori in campo. E quindi se, va bene, d'accordo, in quel caso si parlava delle ferie retribuite, diritto fondamentale, principio fondamentale, dice la Corte del diritto europeo. Ecco, ma mi chiedo, se forse sono in questo, come dire, condizionata dalla mia sensibilità disciplinare, se queste aperture, quindi Corte di Giustizia che finalmente riconosce l'efficacia diretta di taluni articoli della Carta, speriamo che sia un work in progress, un'evoluzione, dunque non alleggerisca in un certo senso il confronto soprattutto fra le Corti Costituzionali e la Corte di Giustizia, perché è chiaro che in passato io stessa mi sono trovata ad essere estensore di una delle ultime, se non l'ultima, sentenza di inammissibilità, la 117 del 2017, dove l'inammissibilità dovuta alla mancata disapplicazione da parte del giudice nazionale, in realtà in quel caso, ve lo posso assicurare, dopo lunghe riflessioni, dopo lunghi confronti con i miei colleghi nel collegio, veniva da un forte senso di self-restraint nei confronti della Corte di Giustizia, che non ancora si era pronunciata sull'effetto diretto, e allora non è certo una Corte Costituzionale che improvvisamente decide di applicare in via diretta una norma della Carta, rinvia al giudice comune per vedere se è il giudice comune a farlo o se comunque è invece oggetto di rinvio pregiudiziale. Ecco, dunque, effetto diretto è anche questo
un fatto nuovo sotto quel cielo che ho citato prima, e che è il cielo delle corti, di tutte le corti che sono dialoganti con la Corte di Giustizia. E poi ci sono, adesso qui non voglio assolutamente mettere in difficoltà il mio interlocutore, ma ci sono, per coloro che amano delle letture molto colorite e anche molto immaginifiche, che per noi accademici, insomma, poi sono sempre un po' interessanti, diciamo la verità, ci sono, è un altro fatto nuovo sotto il cielo, delle interessanti conclusioni dell'avvocato generale Bobek in Consorzio Italian Management. Questa questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, quindi siamo sempre in casa nostra, stiamo sempre ragionando su queste attive, devo dire, corti italiane, no? Su questo dinamismo che caratterizza nel dialogo con la Corte di Giustizia le corti italiane. Perché quando ho letto, devo dire, queste corpose conclusioni, mi è venuta voglia di andare a ripescare, per fortuna l'ho ritrovato, perché non sempre è facile ritrovare vecchie letture, un vecchio articolo di Mancini, quando Mancini era giudice della Corte di Giustizia, e Killing, che è un suo coautore, che in cui appunto si parlava del caso Chilfit, perché Bobek vuole rivisitare i criteri Chilfit, e dei criteri che appunto la Corte allora definì, nel caso, in vista di quello che gli autori vedevano allora. È bello rileggere questi scritti perché sembra un'altra epoca, e ancora però stiamo discutendo un po' in termini diversi degli stessi temi. Gli autori dicevano: questo è un processo di federalizzazione. Citano un famoso studioso americano che era Nussbaum, che aveva scritto un bellissimo saggio su questo. Ecco, dovuto in gran parte al meccanismo del rinvio pregiudiziale, cioè Chilfit trasforma la Corte in una Corte costituzionale, dicono gli autori. Perché? Perché c'è il grande esempio che noi giuslavoristi citiamo sempre anche con un certo orgoglio, anche perché dietro quel caso c'era una donna straordinaria, un professore di diritto sociale che era anche un avvocato che aveva portato alla Corte questo caso, il caso de Fresnes, dove evidentemente la parità di trattamento fra uomo e donna in materia di tutte le materie, ma insomma soprattutto nella materia retributiva, ecco, è un tipico caso di come la Commissione non aveva agito tempestivamente per far emergere la patente violazione di una norma del trattato. Quindi deve intervenire perché non c'era quella parità, e da lì nasce il caso De Frenne. E quindi la Corte deve intervenire perché non c'è stato un intervento della Commissione, che pure avrebbe potuto esserci. Quindi la Corte è intervenuta a colmare questo vuoto. Ma torniamo al nostro autore immaginifico, al nostro Bobek, che io ho avuto il piacere di conoscere quando ero all'Istituto Europeo, e quindi ho conosciuto nel suo altro versante, quello accademico, ugualmente immaginifico e scintillante, se posso dire. Perché Bobek sollecita la Grande Camera, e qui però già altri l'avevano fatto, mi sembra ricordare che anche un altro professore, avvocato generale, Cruz Villalonga, aveva fatto, anche lui scrittore immaginifico, ecco, sollecita la Grande Camera per un chiarimento su qual è la vera portata dell'obbligo per una Corte di ultima istanza. Dobbiamo interrogarci su questo tutti noi, no? Nel rinvio alla Corte di Giustizia, perché la questione, nel caso di cui si occupa Bobek, è sollevata dal Consiglio di Stato in una materia di appalti con clausole limitative dei prezzi, quindi un potenziale contrasto con una direttiva del 2004 al numero 17 che esclude la revisione dei prezzi nel settore dei trasporti. Ecco, il Consiglio di Stato evoca anche l'articolo 16, cioè la libertà di impresa, 16 della Carta, per una sproporzionata alterazione dell'equilibrio contrattuale. Allora, la questione controversa è: si può riproporre un rinvio pregiudiziale, ma in questo caso su richiesta delle parti, correggimi se sbaglio, dopo che la Corte di Giustizia si è già espressa sul difetto di rilevanza e sulla natura ipotetica di uno dei quesiti. Ora lasciamo da parte le tecnicalità di questo caso, però sullo sfondo cosa c'è? C'è un avvocato generale che si interroga su quello che lui definisce il livello profondo. Il livello profondo, perché ci sono altri governi, per esempio il governo francese, che hanno chiesto di
rivedere i criteri scelti, di reinterpretarli se già c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia. Allora, la finalità da non perdere di vista, ripeto, lasciamo da parte la questione del Consiglio di Stato e sentiremo come la Corte si esprimerà. E noi ci aspettiamo dalla Corte, e l'avvocato lo dice questo, una interpretazione uniforme del diritto europeo, una interpretazione uniforme che non è l'interpretazione corretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che la questione generale di interpretazione, anziché la questione relativa alla applicazione, è quella su cui possono sorgere interpretazioni possibili. E Bobek si chiede, e questo forse è un caso che ancora una volta mi ha colpito per la mia sensibilità disciplinare, non si debba guardare con sospetto o con compiacimento, questo non l'ho capito, a casi in cui i rinvii pregiudiziali sono operati, qui c'è molti esempi nella materia dei diritti sociali, sono operati su questioni minute, veramente molto molto dettagliate. Ve ne cito una perché è anche molto colorita, perché le sentenze poi ci mettono sempre a confronto con degli uomini e delle donne, come si suol dire, in carne ed ossa. Qui, per esempio, in uno dei rinvii si parla della reperibilità di un lavoratore e quindi il computo dell'orario di lavoro nelle ore di mancato riposo. La prestazione sarebbe una prestazione di attesa e quindi di permanenza sul luogo di lavoro. È lavoro, non è lavoro? E qui cosa c'è? C'è un tecnico sloveno che si deve arrampicare sul cucuzzolo di una montagna per far funzionare i centri di trasmissione televisiva, e noi rincorriamo questo mino che va lì per verificare e vogliamo sapere se il suo orario di lavoro è quando aspetta di essere chiamato o quando è arrampicato. E poi c'è il vigile del fuoco tedesco, che è assolutamente irresistibile, perché il vigile del fuoco ci dice la Corte esattamente in quanti minuti, 5, 6, deve raggiungere il luogo per spengere l'incendio. Allora, tutti questi ultimi casi, ripeto, che ci avvicinano poi ad una realtà concreta, direbbe Grossi alla fattualità, direbbe Paolo Grossi alla fattualità del diritto, tutti questi casi, dobbiamo far emergere un diritto fondamentale, qui forse il diritto all'orario di lavoro, ma la Corte vuole interpretare questo diritto fondamentale alla luce della Carta, alla luce della Carta. E allora, la domanda di Bobet, che noi siamo contenti di assistere a questo sminuzzamento, a questo diffondersi del rinvio pregiudiziale su casi così minuti, ma qual è il livello più profondo? Allora, io vedo un po', come dire, in una proposta rivisitazione dei criteri CILFIT, per i diritti sociali che ancora hanno bisogno, nella mia lettura, di essere, come dire, consolidati, di essere rafforzati, ecco, forse vedo un po' una preoccupazione se il livello profondo di proposta da Bobek possa rappresentare, come dire, una, non dico marginalizzazione, ma forse una minore rilevanza di questi casi minuti molto dettagliati. Certo, i dettagli non guastano, forse diciamo non sono quelli che dovrebbero occupare sempre i giudici di ultima istanza, però sono anche, come dire, questioni che investono direttamente le corti che rinviano, e quelle corti avvertono l'urgenza. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che ci troviamo in un momento di riflessione e vedremo come la Corte di Giustizia risponderà a queste, a questo caso sollevato, alla questione sollevata dal Consiglio di Stato. Un ultimo riferimento voglio fare ad una sentenza redatta dalla giudice Rossi, molto recente, che si colloca nel filone delle decisioni, ormai filone molto copioso, delle decisioni che attengono all'indipendenza dei giudici negli Stati membri, a partire dalla nota sentenza, che è la sentenza capofila, sui giudici portoghesi, per poi approdare ai casi della Polonia e dell'Ungheria, che sono poi quello della Polonia, citato nelle ordinanze di rimessione delle sezioni riunite. Il percorso virtuoso lì è garantire il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva e all'equo processo. Ecco che torna l'articolo 47 della Carta,
perché serve a tutelare i valori di cui all'articolo 2, che ho citato prima, del Trattato sull'Unione Europea, e dunque lo Stato di diritto sempre in combinato con l'articolo 19 del Trattato sempre. La sentenza a cui faccio riferimento si chiama Repubblica e in questa sentenza compare una novità, ma forse mi sbaglio nel dire questo, il divieto di regressione. C'è una sorta di presidio democratico europeo proprio in vista di una necessaria interpretazione uniforme su questi temi, un criterio che è, io mi auguro, esportabile in altri campi, ma qui c'è una domanda che io pongo a voi, perché sembrerebbe questo divieto di regressione, diciamo, circoscritto nell'ambito peraltro non marginale, non ridotto, dell'articolo 2, quindi non è chiaro per la non discriminazione, la solidarietà, la parità uomo-donna, siamo tranquilli perché sono espressamente citati nell'articolo 2, ma per esempio altri diritti che non sono espressamente citati dall'articolo 2, e cosa ho in mente se non i diritti sociali? Ci siamo? Siamo sempre in questo nuovo contesto del divieto di regressione? Questo servirà a saperlo ai giudici del rinvio, servirà a capire anche questo contesto. Ecco, allora, mi sembra che ci sia un'antinomia, ma forse solo apparente, perché decentrata e dettagliata da un lato, ma forse poi quelli sono diritti che attengono forse più alla sfera della persona, forse anche quelli riconducibili all'articolo 2, la dignità umana, eccetera. E poi dall'altro, accentrata, assistita dal divieto di regressione, la giurisprudenza sull'interpretazione uniforme dei principi di indipendenza della magistratura, affiancata, come ho detto, dall'articolo 47, norma di chiusura del sistema. Ecco, c'è quindi questo diritto che sempre più emerge e che mi sembra sia molto noto ai giudici contabili che rinviano, che è il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Quindi ogni persona, ci dice la norma, i cui diritti e le cui libertà sono garantiti dal diritto dell'Unione e sono stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo. Allora, chiudo, perché non c'è dubbio che la Corte Costituzionale, questo impegno costante nel mantenere aperto il dialogo con la magistratura, l'ho citato, attendiamo ora di conoscere anche la risposta della Corte di Giustizia, un altro rinvio giudiziale risalente di qualche mese. Ecco, quello che mi piacerebbe dire in conclusione, anche per interloquire con il professor Pietruzzella, è che certamente capisco i suoi vincoli di riservatezza, che sono anche i miei, non mi metto a parlare di questioni sospese, però i principi dello Stato di diritto che stanno a cuore a tutti noi, a tutti i giudici, a tutti i cittadini europei, ecco, una sentenza della grande sezione che riguarda numerose questioni rumene, molto lunga, molto impegnativa, la sentenza del maggio 2021, è sempre sul tema dell'organizzazione della giustizia, è sempre sull'osservanza del 2 e del 19. Ecco, noi siamo davvero dentro una grande questione istituzionale e lì il problema è che questi principi vincolano gli stati membri al momento dell'adesione, cioè sono obblighi che gli stati membri assumono al momento dell'adesione, quindi qui usciamo dal campo di applicazione, ma ancora una volta correggetemi se sbaglio, del diritto dell'Unione Europea che ha ravvicinato le due corti costituzionali italiana e Corte di Giustizia nel caso non so quanto emblematico che ho citato. Quindi siamo in una fase davvero cruciale dell'integrazione europea, che è resa impellente da un lato dagli attacchi potenziali che ci sembra di intravedere allo Stato di diritto e quindi ai principi della democrazia, ma forse è resa anche ancora più urgente dalla pandemia, che risveglia così tanti altri principi dell'ordinamento europeo. Quindi io sono affascinata da questo, anche se, come tutti i cittadini europei in questo momento, preoccupata, ma sempre più incoraggiata a inseguire quella strada dell'integrazione attraverso il diritto che ho imparato a conoscere dagli scritti di Mauro Cappelletti e di tanti altri
studiosi italiani, tra l'altro tengo a sottolineare, oltre che stranieri, credo molto nel valore del confronto, credo molto nel principio di solidarietà, che tiene insieme anche le corti, secondo me. E quindi ho apprezzato moltissimo questa occasione di questo pomeriggio, che davvero considero un privilegio nel mettermi a confronto con voi e nell'avermi dato tempo per esprimere queste mie opinioni così molto semplici e molto leggere. Vi ringrazio. Grazie professoressa, il privilegio l'abbiamo avuto noi a poterla sentire e a poter diciamo, beneficiare della sua brillante relazione. E ci ha consegnato tantissimi spunti di riflessione che adesso noi affidiamo al professore Vitruzzella, avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea, ma per me amico di antica data ormai. Prego Giovanni. Grazie Presidente, ma io ringrazio di cuore veramente la Corte dei Conti e quindi il suo Presidente Guido Carlino per avermi invitato, ma per aver organizzato questo incontro, sia pure per il momento sullo schermo, che ci permette di toccare direi temi cruciali per il futuro delle Corti. La Corte dei Conti, la Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia e perché ci ha permesso appunto a tutti noi che abbiamo ascoltato di arricchirci grazie alle preziose, come sempre, considerazioni di Silvana Sciarra, ma anche grazie alle, come sempre, stimolanti indicazioni del Presidente Carosi e del Presidente Carlino, su cui ritornerò, e poi io sono molto curioso di sentire quello che ci dirà il Presidente Buscema, e sono felicissimo di rincontrarlo, sia pure sullo schermo, in questo suo nuovo importante ruolo istituzionale. Allora, direi che tutti gli interventi hanno messo moltissima carne al fuoco io mi limiterò così a qualche osservazione all'atere di un materiale che richiederebbe a sua volta, direi, un convegno. Che cosa mi ha colpito innanzitutto? Gli aspetti più rilevanti, è fin troppo ovvio che non mi potrò occupare, come non si è potuto occupare Silvana, delle questioni che sono pendenti, ed è fin troppo ovvio che quello che dico lo dico a livello personale, non impegno l'istituzione a cui appartengo. Però quello che a me pare importante è innanzitutto una cosa, la prospettiva che ha adottato la professoressa Sciarra. Guardate, quando noi si parliamo di Corte Costituzionale e Corte di Giustizia, almeno negli ultimi anni, direi la gran parte degli studiosi, non solo i costituzionalisti, ma soprattutto gli studiosi di diritto europeo, hanno parlato della doppia pregiudizialità, se viene meno l'insegnamento della celebre sentenza Granital, se siamo a un sorta di sovranismo giuridico. Invece l'approccio che qui è stato seguito è totalmente diverso e non a caso la parola che è stata sovente utilizzata è quella di dialogo tra le corti. E dico corti perché certamente è importante il dialogo tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia, ma c'è sempre un triangolo, almeno non solo Corte Costituzionale e Corte di Giustizia, ci sono poi gli altri giudici, soprattutto le giurisdizioni superiori, che forniscono il materiale vivo su cui poi noi possiamo lavorare. E allora, parlare di dialogo non è banale, perché se voi ci pensate, il sistema com'è congegnato, il sistema appunto dei rapporti tra diritto dell'Unione e diritto nazionale, com'è congegnato nei fatti, potrebbe essere, direi, fonte di tensioni irrisolvibili. Pensate, la Costituzione europea, fin dalle origini, si basa su quei principi elaborati nelle celebre sentenze Van Gendelhuis e Costa-Enel dell'effetto diretto e della primazia del diritto dell'Unione, primato che in alcune decisioni può riguardare anche i rapporti col diritto costituzionale. C'è quindi la possibilità in tutto ciò anche di una, direi, tensione con la Costituzione e con le corti costituzionali. Anche perché, e l'ha detto appunto la professoressa Sciarra citando Mancini, ma anche Weiler si era espresso in questi tempi, probabilmente
dal punto di vista giurisdizionale, con quei principi, si è affermata una struttura federale. Cioè noi, dal punto di vista politico, non abbiamo una struttura federale, ma dal punto di vista giuridico probabilmente c'è una struttura federale, perché abbiamo dei, appunto, sistemi profondamente integrati con un meccanismo, appunto, di primazia nei campi, naturalmente, attribuiti al diritto dell'Unione e del diritto dell'Unione. Quindi in tutto ciò c'era anche e c'è la possibilità di una tensione, perché il sistema non conosce il decisore di ultima istanza. È un sistema alla fine in cui nessuno ha la competenza della competenza, come direbbero i tedeschi. Stabilisce: è competente la Corte Costituzionale, è competente il giudice europeo, è competente un ordinamento oppure l'altro. E allora cosa è successo? Che le corti hanno trovato delle soluzioni di accomodamento reciproco, hanno lanciato questo dialogo facendo leva soprattutto sulla realizzazione di un patrimonio costituzionale comune. Perché guardate, la professoressa Sciarra citava delle sentenze anche recenti, per esempio sul diritto al silenzio, e quello è un filone importante, dove ogni corte è rispettosa dell'altra corte, no? Si cerca di costruire una trama comune, alla fine una soluzione comune, perché poi le persone in carne e ossa vogliono sapere poi il loro diritto qual è, come comportarsi, riescono a tessere una trama, un discorso comune, che porta però all'elaborazione di un patrimonio costituzionale comune. Cioè io credo che alla fine da questo dialogo ne esce fuori una costruzione costituzionale nuova, che nasce da quello che dice la Corte Costituzionale, naturalmente, che è il sovrano nell'interpretare la Costituzione, lo deve fare certo il giudice europeo, da quello che dice il giudice europeo, che è invece competente in via esclusiva a interpretare i trattati, però alla fine c'è un humus culturale comune che porta alla costruzione di qualche cosa che non è che è appunto un diritto in parte europeo e in parte nazionale, e che non è quello fatto dai legislatori, è quello che sulla base del materiale legislativo e attraverso questo dialogo plasmano le corti. Ed è qui, secondo me, che è stato anche importante quello che ha detto per ultimo Silvana Sciarra sulla integrazione attraverso il diritto. Integration through law è il titolo, appunto, poi di un libro di tanti anni fa di Cappelletti e Weiler. Poi si è parlato della scuola dell'integration through law, per cui la peculiarità dell'esperienza europea è che il diritto non è semplicemente il prodotto del processo politico. Quando noi eravamo giovani eravamo abituati a vedere la legge, così ce lo spiegavano nei manuali di diritto costituzionale, come il prodotto di una comunità politica che già esiste e di un processo, dicevano alcuni costituzionalisti, di integrazione. In realtà nell'esperienza europea l'integrazione si è riaggiunta attraverso il diritto, cioè il diritto è stato lo strumento che ha consentito di raggiungere livelli sempre più alti di integrazione. E questo diritto non è stato soltanto il diritto legislativo, ma è stato molto spesso il diritto giurisprudenziale. Quello che ha detto la Corte di Giustizia, per esempio, sulle libertà economiche è stato fondamentale per poi delimitare il mercato interno. E quindi questo oggi sta avvenendo nel dialogo con le altre corti in una dimensione che non è più riguarda la dimensione economica, perché il vero passaggio che è avvenuto da molto tempo è che la giurisprudenza europea si occupa, sì, certo, di questioni economiche. Io, per esempio, mi occupo molto di queste concorrenze, aiuti di Stato, a me piacciono, però è vero che abbiamo registrato un passaggio dall'Europa del mercato all'Europa dei diritti, e questo è avvenuto per via di elaborazione giurisprudenziale, e questo è avvenuto attraverso la Carta dei diritti fondamentali. E la professoressa Sciarra citava alcune pronunce della Corte di Giustizia in cui si è riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali la possibilità di un'applicazione diretta, non solo nei rapporti verticali, ma nei rapporti orizzontali, cioè un privato utilizza la Carta dei diritti fondamentali nei rapporti con un altro privato, soprattutto il lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
È chiaro che tutto ciò implica l'acquisizione di una sensibilità forte nei confronti dei diritti fondamentali. È chiaro che tutto ciò aumenta col ricorso all'articolo 47. Ha perfettamente ragione Silvana Sciarra, come sempre, quando dice la norma di chiusura. Perché se noi andiamo a leggere le sentenze della Corte di Giustizia, l'articolo 47, cioè il ricorso a un diritto effettivo, a una tutela giurisdizionale effettiva, alla fine è un ricorso effettivo, c'entra quasi sempre. Si parte da altri diritti, però alla fine si ritiene che ogni diritto per essere effettivo richiede un giudice. E richiede un giudice indipendente, da qui tutta la giurisprudenza sul caso Polacco, che ha origine nella sentenza riguardante appunto l'associazione sindacale dei giudici portoghesi, ma poi si sviluppa fino alle ipotesi più recenti citate nella Lectio Magistralis. Però vedete, ancora una volta questo allargamento, altro che solo in materie economiche, siamo andati ai diritti fondamentali, ci stiamo occupando di un cardine del nostro sistema, l'indipendenza dei giudici. Tutto ciò è importante perché quella integrazione attraverso il diritto diventa un'integrazione che va ben oltre la sfera economica. Ma ancora una volta ritorniamo al rischio che la Corte di Giustizia, i giudici europei si occupano di questioni che invece devono rientrare nella competenza della Corte Costituzionale. Quindi c'è la possibilità appunto a un certo punto che escano fuori delle frizioni. Non a caso, prima del famoso obiter dictum del 2017, Augusto Barbera scriveva appunto, prima faceva una relazione a un convegno che poi è stata pubblicata nel sito dell'Associazione dei Costituzionisti, in cui diceva attenzione, fondamentalmente, ecco, non me ne vorrà Augusto se banalizzo il suo pensiero, però lui diceva attenzione che con la Carta dei diritti fondamentali si crea una sovrapposizione con la Costituzione e alla fine dei diritti fondamentali se ne occupa la Corte di Giustizia piuttosto che la Corte Costituzionale. Certo, il rischio, secondo il legislatore europeo, non ci doveva essere perché la Carta dei diritti fondamentali non si applica se non quando ci sono atti dell'Unione o atti degli Stati che implementano il diritto europeo. Però nei fatti sappiamo bene, e soprattutto lo sanno i giudici costituzionali quando affrontano i temi riguardanti il riparto di competenze da Stato e Regione, che le competenze con l'accetta non si possono tagliare e le sovrapposizioni sono possibili. E allora lì cosa è successo? Che in realtà di tutti questi possibili conflitti non ne vediamo. Perfino il caso Taricco, che sembrava nato male, poi è stato ricomposto con una logica di collaborazione. Io credo che almeno le corti costituzionali, la stragrande parte delle corti costituzionali, e sicuramente quella autorevolissima Corte Costituzionale, che è la Corte Costituzionale italiana, dico autorevolissima non soltanto dal punto di vista interno, ma per la considerazione che ha a livello internazionale, ecco, io credo che l'atteggiamento sia proprio quello di trovare dei punti in comune, senza appunto tralasciare quelle che sono le identità costituzionali degli Stati membri. Perché in fondo la ricchezza europea è una ricchezza dove caratterizzata dal fatto che abbiamo punti in comune, ma anche delle differenze che vanno salvaguardate. E tra questi punti in comune, cosa che è emersa e stata sottolineata in modo vigoroso nella Lectio Magistralis, vi è lo Stato di diritto. E ancora una volta, la Corte di Giustizia si è fatta garante soprattutto dello Stato di diritto, coi diritti fondamentali e con l'indipendenza dei giudici, perché l'idea è che non c'è tutela dei diritti fondamentali se non abbiamo giudici indipendenti. In tutto ciò ci sarà e c'è una via verso un modello sociale europeo? Allora, io cosa penso al riguardo? È una mia idea, una mia posizione, non impegno minimamente la Corte, ma io penso che sicuramente noi siamo andati un po' attraverso la legislazione, un po' attraverso il diritto giurisprudenziale, verso una situazione in cui c'è una tutela dell'economia di mercato, pensate al ruolo centrale che ha la concorrenza, la disciplina degli aiuti di Stato, eccetera, ma è un mercato regolato. È un mercato regolato per finalità sociali, non soltanto per raggiungere la tutela della concorrenza, ed è un mercato in cui che è limitato da la tutela dei diritti fondamentali, alcuni previsti alla carta, altri appunto previsti da altre direttive. E qui vorrei far notare una cosa che accentua il dialogo. Alcuni diritti sono stati forgiati dalla Corte Costituzionale, non solo italiana, altri sono stati forgiati dalla Corte di Giustizia e poi le corti costituzionali li hanno utilizzati. Pensiamo tutti ai diritti fondamentali che riguardano in generale la
tutela dei dati personali. Lì c'è ormai una giurisprudenza enorme che della Corte di Giustizia sulla base all'inizio di un materiale legislativo limitato, no? La tutela una parte la riservatezza della rete privata, dall'altro lato molto più importante la tutela dei nostri dati personali. Però questo tipo di considerazioni, questo tipo di diritti, che a un certo punto hanno riconoscimento legislativo, poi appunto un riconoscimento giurisprudenziale, poi un più forte riconoscimento legislativo, cioè questo circuito secondo me virtuoso, però tutto ciò ritorna nel linguaggio delle corti costituzionali che utilizzano appunto tematiche come sono e costruzioni di diritti che sono avvenuti appunto in ambito europeo. Quindi c'è appunto questo reciproco e interscambio. Per esempio, dico, in molte sentenze della Corte Costituzionale trovo citazioni della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia, in materia, per esempio, una sentenza di qualche mese fa in materia di principio di precauzione, con riferimento, credo che era Giuliano Amato il redattore, con riferimento delle norme che ponevano appunto certi limiti all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati, allora la Corte utilizza il principio di precauzione per appunto annullare quella legge facendo riferimento alla giurisprudenza europea, proprio la cita testualmente, dice un principio di rilevazione europea, questo principio è stato trasmigrato nell'ordinamento nazionale, anche se non c'è nella Costituzione, e io lo interpreto alla luce di quello che dice la Corte Costituzionale. Però è pure vero l'inverso, cioè è pure vero che quello che dicono i giudici costituzionali, e chiaramente la Corte non può tener conto solamente di un giudice costituzionale, ma di quello che sono appunto certe tradizioni, è pure vero che tutto ciò ritorna nelle sentenze della Corte di Giustizia. Quindi alla fine, se io dovessi dire sono proprio osservazioni banali le mie rispetto alle considerazioni più sistematiche che sono state svolte. Quello che credo è che noi stiamo andando, talora in modo consapevole, talora magari meno, verso la realizzazione di un patrimonio costituzionale comune che viene utilizzato dalle corti costituzionali nazionali e della Corte di Giustizia con lo spirito di collaborazione per la realizzazione di quel sistema integrale di garanzia di cui parlava la Sciarra e quindi la Corte Costituzionale nella sentenza che è stata diciamo recentemente scritta. Ora, in tutto ciò, e qui chiudo e faccio poi due domande, in tutto ciò secondo me c'è un ruolo dei giudici nazionali importanti, è il discorso che avevo detto all'inizio, perché loro sono che forniscono il materiale, e quello che ha detto il presidente Carlino, secondo me è un'altra cosa che meriterebbe un'altra appunto, direi, incontro, un'altra riflessione. La Corte dei Conti viene a tutelare degli interessi adespoti. La Corte, cioè ci sono interessi che in realtà non hanno accesso davanti al giudice. E guardate, quello che io penso, che un punto debole, cioè non per nostra colpa, del sistema come l'abbiamo costruito, è che noi come giudici europei, ma anche la Corte Costituzionale, diamo molto risalto a questo ricorso, a questa possibilità di un ricorso effettivo. Ma questo significa che c'è qualcuno che può agire in giudizio, può andare dall'avvocato e può andare da un giudice. Ci sono molti interessi che non riescono a trovare appunto un soggetto che agisca in giudizio, che vada dall'avvocato e che vada da un giudice. Ecco la celebre sentenza che è stata citata, quella di San Valentino, come venne definita, sulla appunto solidarietà intergenerazionale, è un esempio tipico. E lì, secondo me, il ruolo della Corte dei Conti, una cosa è l'equilibrio di bilancio, una cosa sono tutti i vincoli finanziari, ma c'è dell'altro appunto, secondo me diventa estremamente appunto importante, e non a caso la Corte Costituzionale ha progressivamente allargato l'ambito delle possibili appunto delle questioni di delle sedi anche di controllo in cui può essere sollevata la questione di legittimità costituzionale. Ma mi avete dato molti stimoli, ma non continuo, mi fermo e vorrei fare alla professoressa Sciarra delle domande a cui chiedo una risposta breve, perché tutti siamo curiosi di sentire quello che dirà il presidente Buscema, e sono delle domande che vengono dai magistrati anche della Corte dei Conti.
Una riguarda l'ordinanza numero 5 del 2021, dove le sezioni riunite nel punto relativo ai rapporti tra rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e questioni di legittimità costituzionale optano per la priorità del rinvio pregiudiziale, osservando che il rinvio pregiudiziale consente una disapplicazione immediata e cautelare della legge sospettata di contrarietà. Il riferimento è alla dottrina Factor Tem e quindi appunto al nostro amico che ci è venuto a mancare, direi, troppo troppo presto. Ora chiedono alla professoressa Sciarra se a suo avviso l'applicazione dei principi di questa dottrina potrebbe condurre ad ammettere anche in sede di questioni di legittimità costituzionale un'analoga forma di tutela cautelare. C'è qualche precedente, credo, e quindi... C'è un precedente recentissimo, perché la Corte Costituzionale usa con estrema cautela le misure cautelari, ma ce n'è uno recentissimo, non a caso, in un conflitto fra Stato e Regioni, quindi la famosa sentenza sulla Valle d'Aosta, che riguarda la materia di misure adottate dalla Regione Valle d'Aosta, forse distaccandosi da una situazione di emergenza nazionale, dove appunto la Corte ha rivendicato poteri accentrati dello Stato nella profilassi internazionale e così via. Ma questo è un caso veramente eccezionale, è vero? Insomma, c'è una tradizione limitatissima. Io proprio mi fa piacere, ho citato prima Beppi Tesauro in Factor Ten, perché proprio lui dice questo, dice non è appunto il rinvio alla Corte di Giustizia non è in sé una misura cautelare, come dire, no? Ecco, non è. Ora è chiaro che il caso inglese, che opportunamente però viene citato, a mio parere, nell'ordinanza numero 5 delle sezioni riunite, è un caso particolare anche per un sistema di common law, e ho detto perché, però è opportunamente citato perché davvero lì si comprende la differenza fra una misura cautelare tipica di un ordinamento nazionale e quello che invece accade nelle sospensioni dei giudizi che hanno a che fare o con la questione di costituzionalità sollevata o con il rinvio pregiudiziale. Quindi io direi che forse, ecco, forse non credo, insomma, che si possa propriamente parlare dell'adozione di una misura cautelare se non in questi casi limitati, credo forse in caso di conflitti fra poteri forse può sorgere qualche volta il caso della misura cautelare, ma se no è una realtà residuale. Ciò non toglie che ci sia una rilevanza, dal mio punto di vista un interesse di come la questione è posta nell'ordinanza numero 5, infatti l'ho citata proprio nelle mie parole introduttive. C'è un'altra domanda interessante. E cioè, nelle sentenze numero 62 e numero 157 del 2020, la Corte Costituzionale da un lato ha affermato che le prestazioni corrispondenti ai diritti sociali sono condizionate dalle disponibilità delle risorse pubbliche, sicché il loro livello qualitativo e quantitativo è esposto a una ponderazione in termini di sostenibilità economica. Tuttavia, dall'altro lato ha chiarito che tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei livelli essenziali di assistenza, i LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa. È stata richiamata anche la sentenza numero 285 del 2016, ove si è affermato che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Tanto premesso, dad avviso della professoressa Sciarra, è possibile intravedere la presenza di veri e propri controlimiti all'equilibrio di bilancio, pur se costituzionalizzato e imposto dall'ordinamento europeo, nel senso che le politiche di austerità non possono pervenire a intaccare i LEA e i LEP? Oppure no, una domanda molto rischiosa. Io non sono io ad averla formulata, ma è molto intelligente la domanda. La rete di salvataggio, vero, che noi ci mettiamo sempre, quando non parlo, parlo a titolo personale, ma qui davvero però forse la risposta non deve sembrare elusiva o evasiva, non so come si dice. È vero che i controlimiti sono nella cassetta degli attrezzi dei giudici costituzionali, sono lì, sono stati usati, ancora una volta ricordiamo Beppi Tesauro nella sentenza
sulle vittime dei crimini, ma sono stati minacciati, se posso usare questa espressione, o usati, diciamo, in modo sofisticato nella sentenza della saga Taricco. Dopodiché, ecco, sono strumenti, secondo me, da usare con grande cautela, sono nella cassetta degli attrezzi, ma sono da usare con cautela, però sono lì, è importante sapere che ci sono. Io ho l'impressione che gli esempi che sono stati molto opportunamente richiamati, che tra l'altro sono delle bellissime sentenze che io ricordo con piacere, una redatta da Aldo, l'altra redatta da Giulio Prosperetti, sono sentenze davvero importanti, ecco. Però siamo proprio nel cuore, a mio parere, di quello che è il classico esercizio di bilanciamento che la Corte fa, cioè siamo nell'ottica interna, tutta interna all'ordinamento, dove è il legislatore nazionale che decide, nota espressione, l'allocazione delle risorse, decide appunto talvolta delle redistribuzioni, talvolta delle mere distribuzioni di risorse. Ecco, siamo lì, siamo in un conflitto che si sorge all'interno e non so quanto, ecco, possa essere evocato qui il tema dei controlimiti, non so, non credo. In ogni caso è vero che la Corte Costituzionale è guardiana di questo bilanciamento, no? E l'abbiamo visto proprio nelle sentenze citate. Ci sono risorse, sono state allocate bene, hanno violato in questo modo dei diritti fondamentali, c'è stato uno squilibrio nell'allocazione delle risorse, ecco che arriva il bilanciamento e forse anche il principio di proporzionalità. C'è un'altra domanda interessante. E con l'ordinanza 37 del 2021, la sezione di controllo per la Regione Campania ha formulato un rinvio pregiudiziale in ordine alla compatibilità fra alcune disposizioni nazionali che sospendono ulteriormente le procedure esecutive dei creditori nei confronti degli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e diverse disposizioni europee sul mercato interno. La sezione campana ha richiamato anche la sentenza della Corte Costituzionale numero 78 del 2020, dove viene evidenziata l'importanza della disciplina dell'adempimento delle obbligazioni per il buon funzionamento del sistema economico. Tutto ciò premesso, tenuto conto sia delle esigenze del mercato interno, sia della necessità di una tutela giurisdizionale effettiva, è possibile individuare la tutela del creditore come principio immanente nell'ordinamento costituzionale, naturalmente da bilanciarsi con altri principi? Quali sono gli spazi per il sindacato della Corte Costituzionale sulla ragionevolezza delle scelte del legislatore su un tema così delicato? È possibile dire che l'integrazione europea del parametro di costituzionalità ha condotto a una maggiore attenzione alla tutela del creditore? Anche qui una buona rete. Anche qui dico e non dico, vedo e non vedo, no? No, devo dire che questo tema è complesso ed è molto affascinante. Ancora una volta, leggendo queste decisioni anche citate dal Presidente Carlino all'inizio, mi sono davvero immedesimata nel ruolo importante che hanno questi rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, questi recenti, tutti di quest'anno poi, no? Quindi un anno... È stato un anno difficile per tante ragioni, ma mi sembra un anno splendido, un anno aureo per la Corte dei Conti. Ecco, io credo che questo forse possa essere preso, questa tutela del creditore, che effettivamente noi vediamo al centro di importanti sentenze della Corte Costituzionale che sono state anche richiamate, è forse un esempio, ma non so se sbaglio nel dire questo, di tutele integrate che ancora una volta si devono realizzare nel sistema nazionale, perché noi vogliamo vedere la tutela del creditore come, mi spingo a dire, elemento di equilibrio o uno degli elementi di equilibrio del sistema economico nazionale. Però per tanti versi queste misure sono anche richieste dalla tutela della concorrenza, quindi sono anche dettate da norme europee, quindi davvero siamo... Quando parliamo di pagamenti tardivi che incidono sul buon andamento, ma anche sui principi della concorrenza, soprattutto per le piccole e medie imprese, questo la Corte Costituzionale lo ha detto, e forse la Corte deve farlo e lo ha fatto, deve evidenziare questo obiettivo prioritario di tutela, che è al tempo stesso dettato, ripeto ancora una volta, da esigenze nazionali, ma da esigenze sovranazionali, quindi di diritto
di diritto europeo. Forse è veramente un caso emblematico questo qui, perché anche qui torna la ragionevolezza delle scelte del legislatore, la ragionevolezza delle scelte del legislatore italiano, intendo, che però si deve misurare con il 117 secondo comma lettera S. Noi sappiamo come la tutela della concorrenza viene eretta come una barriera insormontabile dalle sentenze della Corte Costituzionale che attengono ai riparti di competenza con le regioni, quindi lì proprio anche a statuto speciale. Quindi abbiamo davvero una barriera, un parametro che si frappone nel. E quindi io credo che l'equilibrio complessivo che si può raggiungere lo si raggiunge intervenendo sulla necessità, sulla proporzionalità delle spese, quindi ancora una volta adottando un criterio di ragionevolezza. Di più non mi sento di dire, se non segnalare una importante sentenza recente che ha a che fare con altro, ma insomma la 128 sì, del 2021, di pochi giorni fa, dove appunto ancora una volta si torna a tutelare il creditore in quel caso. Io non so se posso dire, perché prima probabilmente sono stato troppo magmatico, ma credo che hai ragione a parlare di tutele integrate. Forse qui l'esempio dei due treni è particolarmente opportuno, perché credo che con tutti i casi, così come sono stati esposti, perché io poi non conosco le questioni di merito, potrebbe esserci la tutela di un bene protetto dal trattato o dal trattato sul funzionamento o anche da norme, come le vogliamo chiamare, interposte. Parlo per esempio della direttiva sui quadri di bilancio, che è una super norma dal punto di vista proprio dell'indicazione dei criteri di riferimento. Oppure la carta costituzionale, cioè io non vedo un contrasto. Ho detto prima che noi dubitiamo di alcuni profili della legge rinforzata, ma l'abbiamo anche dichiarata incostituzionale in alcuni profili, proprio perché confliggeva con l'81. Quindi è un problema, come dici tu, di tutele integrate che sono fatte all'interno degli stessi ordinamenti, ma complessivamente sovrapponibili, ecco, perché a secondo del bene che tu ritieni leso, vai dal giudice che ritieni più opportuno in quel contesto. E io ci metto pure la Corte Edu sotto alcuni, non questi casi, ma ce ne sono altri, per cui la stessa Corte Edu. E quindi la prima domanda, secondo me, la risposta ce l'ha già, perché probabilmente c'è un'interpretazione conforme della Costituzione e del Trattato, non li vede in collisione in quell'esempio dei controlimiti, se noi abbracciamo quella interpretazione conforme che io avevo indicato come il 146, la direttiva sui quadri di bilancio, e forse lo stesso articolo 4, nella misura in cui tutela le identità costituzionali, è probabilmente il bilanciamento tra diritti del bilancio e diritti sociali che fa la nostra Costituzione, probabilmente è anch'essa, quei metaprincipi sono anch'essi un esempio di identità costituzionale, se guardiamo proprio la definizione di identità costituzionale. Insomma, io sono per un'interpretazione conforme, integrata fin dove è possibile. Poi è chiaro che la realtà spesso crea antagonismi non risolvibili, ma in questi esempi secondo me sono risolvibili proprio con questo criterio. Io parlo da fuori, quindi posso sbilanciarmi. C'è un'ultima domanda, ma siccome è interessante, riguarda il ruolo della Corte dei Conti, cosa a cui sono particolarmente così attento e legato, ma veramente la faccio per lanciare il tema, e perché poi credo che lo spazio sia veramente limitato.
Nelle ordinanze 5 e 6 del 2021 le sezioni riunite affermano ripetutamente l'esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica. Nell'ordinanza numero 5 del 2021 le sezioni riunite richiamano l'articolo 100, l'articolo 103 della Costituzione e l'articolo 20 della legge 161 del 2014, che attua alcune direttive europee in materia di monitoraggio dell'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'articolo 20 della legge 243 del 2012, e pongono proprio in evidenza l'esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti, come giudice individuato dalla Costituzione e competente per la sua perizia speciale a esprimersi con la certezza del giudicato sui saldi e sulla perimetrazione del bilancio. Tutto ciò premesso, la costituzionalizzazione dell'equilibrio di bilancio e le norme dell'Unione in materia di bilancio e di equilibrio finanziario possono condurre a ritenere che sia ormai superata la tesi, affermata dalla giurisprudenza costituzionale, della necessaria interpositio legislatoris ai fini dell'affermazione della giurisdizione dei conti? È una questione grossa questa qui. Così chiudiamo la tua parte in bellezza. Io non ho nemmeno io una soluzione. Io mi limito davvero, anche per così per self-restraint, mi limito davvero una battuta, anche perché vorrei questa domanda poi ribaltarla al mio amico e collega Angelo Buscema nelle sue osservazioni conclusive, che ringrazio anche per avermi inclusa in questo bellissimo ciclo di lezioni e che ringrazio anche per la sua presenza in corte, che in questi primi tempi si è rivelata per me nella scoperta di una bella amicizia, di una bella collaborazione. Dicevo, una battuta su questa cosa qui, perché allora, io credo che gli anni della crisi sono stati gli anni che hanno messo a dura prova tutti, e però hanno fatto anche reagire, come dire, gli ordinamenti nazionali, anche perché dovevano farlo, dovevano attenersi anche alle indicazioni europee. Quindi abbiamo forse assestato un sistema che è ancora una volta un sistema integrato alla costituzionalizzazione dell'equilibrio di bilancio, e forse stiamo superando, nonostante la drammaticità del momento, che però è un altro tipo di dramma, quello che attraversiamo ora, stiamo un po' superando gli anni dell'austerità, no? Questo non vuol dire che non ci troveremo di nuovo a confrontarci con dilemmi come quelli che giustamente anche il Presidente Carlino evocava all'inizio. La mia impressione è che qui è assestato, c'è un sistema ormai assestato di competenza, no? Della Corte dei Conti, che si è forse sempre più assestato proprio a seguito della crisi e degli anni difficili che ho citato. Ora, io non so se è precluso per sempre l'intervento del legislatore, non lo so, può darsi che si possano aprire in futuro, ma questo ce lo dirà meglio Angelo. Quello che posso dire è che mi ero appuntata, preparando un po' di appunti per questa lezione, che mi ha molto interessata e quindi anche molto impegnata, mi era capitato di leggere una ordinanza recente delle sezioni unite della Cassazione, che estensore Giusti, attento osservatore di queste vicende, dove appunto si conferma questa forte competenza nell'ambito della verifica dei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile. L'esempio può sembrare banale, perché è un'illecita gestione di denaro pubblico l'aver documentato le spese prima, dopo, ex nunc, ma quello che dice la Cassazione in questo è manifesta difformità delle singole spese ammesse e rimbosso in termini di congruità e collegamento teleologico rispetto alle finalità pubblicistiche dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile. Sembra un'affermazione banale, ma non lo è. Ribadisce ancora una volta che sono ampi i poteri di questo giudice. Quindi io mi fermo qui, perché non so a me dire se spetterà in futuro al legislatore intervenire o no, ma sono molto curiosa di sentire cosa dirà Angelo. Bene, adesso allora la parola ad Angelo. Prego, Presidente Buscema. Il compito che mi è stato affidato, insomma, poi da ultimo Silvana mi ha voluto dare un assist per parlare diciamo anche in prima persona di un tema che ovviamente è un tema scottante. No, io desidero innanzitutto salutare Giovanni Petruccella, che
adesso che ho il microfono aperto posso ringraziarlo, perché io rispettosamente ho tenuto il microfono spento per evitare intromissioni, comunque disturbi del, ma ringrazio e però diciamo dell'iniziare le mie conclusioni. Io ovviamente veramente sento il privilegio di poter portare le conclusioni oggi di questo incontro. Allora, con questa Lectio Magistra di oggi si conclude il ciclo di incontri che ormai ci accompagna dal 17 marzo e che sta scorrendo un grande successo. Il merito va non solo agli organizzatori, i quali hanno saputo sapientemente programmare, toccando aspetti di rilievo per la sinergia tra le funzioni della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti, ma anche a ciascun discussant e i numerosi partecipanti che di volta in volta hanno arricchito gli incontri con trattazioni approfondite e stimolanti spunti di riflessione. Consentitemi di rivolgere il mio particolare ringraziamento al Presidente della Corte, l'amico Guido Carlino, che oggi ha portato veramente in aprile il lavoro di ogni incontro, anche oggi, portando il suo saluto offrendo interessanti considerazioni sui temi affrontati. E un saluto al direttore della scuola di alta formazione della Corte dei Conti, Francesco Staderini, all'amico Aldo Carosi, che ovviamente ha interloquito gli argomenti con la sua chirurgica precisione e la vasta esperienza, sia di magistrato contabile che di giudice della Corte Costituzionale. La lezione odierna, la collega Silvana Sciarra, che ringrazio veramente di cuore per la sua disponibilità e la chiara illustrazione che ha fatto diventare una cosa molto garbata e molto gentile, in realtà una dissertazione molto tecnica e soprattutto che ha toccato dei temi veramente interessanti. Una successiva angolazione che lei stessa ha forgiato sul tema della relazione tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia Europea, della quale è profonda conoscitrice, sia come giudice della Corte Costituzionale, sia per la sua esperienza come docente ordinario di diritto del lavoro e diritto sociale europeo presso l'Università di Firenze, Istituto Universitario Europeo, dove ha coordinato progetti internazionali e curato pubblicazioni, non come visiting professor in diverse università italiane e all'estero. E qui ringrazio anche l'amico Giovanni Petruzzella, il professor Petruzzella, che rivedo oggi con piacere, le nostre vite si rincontrano, che ha condotto veramente con maestria il ruolo di discussant, ma un discussant che però ha costruito sapientemente uno spazio di sintesi che ha fatto sicuramente meglio di quello che io avrei potuto costruire sui temi che la professoressa Sciarra ha esposto, soprattutto grazie alla sua esperienza diretta e con diciamo esperienza concreta sul campo, ha delineato veramente un quadro della Corte dei Conti e della Corte di Giustizia Europea veramente interessante. A me piace sottolineare per tutti, un inciso perché me lo sono voluto segnare, verso un patrimonio costituzionale comune per una tutela integrata. È bellissima, è un'espressione che sintetizza esattamente quello che è l'evoluzione come la giurisprudenza della Corte Europea può essere veramente mettere insieme le esperienze di tutti i paesi e di orientamento per tutti i giudici. Insomma, è innegabile, ritengo, che il dialogo tra le due corti risponda all'esigenza di cooperazione, o anche, come ha detto, di dialogo tra i diversi attori coinvolti nella tutela multilivello dei diritti. Dialogo che, soprattutto negli ultimi tempi, ha avuto notevoli sviluppi. Insomma, si tratta di una forma collaborativa utile ed efficace, che coinvolge in tale rapporto anche altri soggetti, come la Corte dei diritti dell'uomo, le istituzioni comuni, con il loro ruolo centrale di impulso, e si era necessaria per assicurare ai cittadini una migliore prevedibilità dei contenuti del diritto e una sua maggiore certezza, stimolando profonde riflessioni e alimentando nel tempo una ricca giurisprudenza, talvolta anche divergente. Il ruolo di primo piano della Corte Costituzionale, quale garante dei diritti fondamentali della nostra Costituzione,
mira a soddisfare la necessità che tali diritti siano garantiti in modo uniforme erga omnes. In effetti, la relazione di proficua integrazione delle posizioni pertinenti del diritto dell'Unione Europea e di disciplina nazionale dei Paesi membri favorisce una funzione unificante a beneficio dell'omogeneità e della certezza dei diritti su tutto il territorio dell'Unione Europea. In tale processo di integrazione assume particolare rilevanza il ruolo giocato dal giudice nazionale, il quale potrebbe trovarsi davanti a diversi possibili scenari: contrasto tra norme interne e norme europee direttamente applicabili, contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili, contrasto tra norme europee e principi fondamentali della Costituzione. Nel primo caso il giudice nazionale procederà alla non applicazione della norma interna all'applicazione della norma europea, assicurando in tal modo l'uniformità e la certezza del diritto dell'Unione. Ma negli altri due casi il giudice comune dovrà sollevare questioni di diritto costituzionale davanti alla Consulta. Vi è inoltre la possibilità di avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale per eventuali questioni interpretative. Con riguardo alla tutela dei diritti umani, elemento chiave per lo Stato di diritto e la democrazia, lungo è stato il processo di ricerca di un nuovo bilanciamento tra i rispettivi ruoli dei giudici comuni, della Consulta e della Corte di Giustizia, di fronte a un sospetto contrasto tra legge interna e diritti fondamentali, tutelati sia dalla Costituzione nazionale sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Dal ricorso al criterio cronologico adottato in una prima fase, dalla Corte Costituzionale per risolvere eventuali contrasti tra fonti interne e fonti comunitarie, si è giunti, a partire dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 64, la sentenza Costa E nel 64, appunto, al criterio del primato del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri, che sarebbe poi diventato uno dei principi fondamentali su cui si fonda l'intero diritto comunitario, lasciando il passo al criterio della competenza. Sul presupposto che le norme di diritto comunitario dovessero esplicare i loro effetti in maniera uniforme in tutti gli Stati membri per tutta la durata della loro vita, la Corte di Giustizia, con la sentenza già richiamata del SIMET del 78, ha affermato poi che, in forza del principio di preminenza del diritto europeo, le disposizioni del trattato o di atti delle istituzioni, qualora direttamente applicabili, avevano l'effetto nel loro rapporto con il diritto interno degli Stati membri non solo di rendere ipso iure inapplicabile qualsiasi posizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche di impedire la formazione di atti legislativi nazionali non compatibili con norme comunitarie. Ciò implicava che ciascun giudice avesse l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e tutelare i diritti da esso attribuiti ai singoli e non applicare disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriori che successive alla norma comunitaria. Dunque, la Corte di Giustizia aveva indicato ai giudici nazionali la strada da seguire in caso di norme nazionali contrastanti, disapplicandole di propria iniziativa senza attivare alcun procedimento costituzionale, facendo prevalere le norme comunitarie. La strada per la non applicazione giudiziaria delle norme nazionali discordanti col diritto comunitario veniva aperta dalla Corte Costituzionale del 1984. In caso di contrasto tra diritto dell'Unione e diritto interno, la Consulta ha affermato la propria competenza quando si tratta di norma comunitaria non direttamente applicabile. In tale ipotesi, il giudice nazionale dovrebbe sollevare questioni di legittimità davanti alla Corte Costituzionale. Il tema di oggi, come abbiamo visto, è molto complesso e veramente la collega e amica Silvana Sciarra, che mi ha dato della sua amicizia, che mi ha accolto veramente con grande amicizia e grande affetto al mio arrivo alla Corte Costituzionale, ci ha sapientemente guidato lungo il percorso giurisprudenziale come si è voluto nel tempo, portando luce ai meandri più suggestivi del diritto comunitario, sciogliendo incertezze e quesiti. E in relazione ai rapporti tra rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e questioni di legittimità costituzionale, la collega ci ha espresso il suo punto di vista, le sue perplessità circa l'applicabilità dei principi della dottrina factor tem con la possibilità dell'ammissione di una forma di tutela cautelare anche in sede di questione di legittimità costituzionale. E giustamente ha citato il caso della sentenza della Valle d'Aosta, è un caso emblematico, particolare, emergenza sanitaria nazionale, è veramente un caso eccezionale. Quindi
proprio la citazione del caso della Valle d'Aosta è servito a giustificare, a spiegare che è un caso eccezionale, probabilmente che non può avere che un'applicazione molto limitata. E comunque vi è interesse su questa tematica, è un tema comunque che anche la Shar ha lasciato aperto, ma ovviamente noi prendiamo atto di questo orientamento, ma soprattutto cercheremo di vedere cosa si potrà concretamente verificare in applicazione di questa, se seguiranno altri casi che ci auguriamo veramente che non si debbano verificare, perché sarebbero legati a problemi di emergenza sanitaria. Di particolare attuale interesse, soprattutto in un momento in cui i cittadini vivono concrete difficoltà economiche, sociali e sanitarie e avvertono impellenti bisogni di ripresa, è il tema dell'equilibrio di bilancio costituzionalizzato dalla nostra Carta e la sua relazione con i diritti incomprimibili e i LEA, la cui fruizione non è condizionabile della disponibilità delle risorse economiche. Sull'argomento ho trovato davvero suggestive le osservazioni della collega circa i cosiddetti controlimiti, e mi fa piacere anche il riferimento alla cassetta degli attrezzi dei giudici costituzionali, che come dire li abbiamo nel cassetto, ma ovviamente cerchiamo di tenerli ben riposti. E quindi le osservazioni circa i controlimiti, circa rispetto agli obblighi finanziari imposti dall'ordinamento europeo e dal MES, in relazione all'esigenza di un bilanciamento interno tra equilibrio di bilancio e il livello essenziale delle prestazioni. Voglio dire, tutte e due sono, equilibrio di bilancio e il livello essenziale delle prestazioni hanno una tutela della nostra Costituzione. Con questo mi piace il termine bilanciamento che ha usato Silvana Sciarra per comprendere bene che è un punto di equilibrio tra due esigenze assolutamente che vanno salvaguardate entrambe. Sulla tutela giurisdizionale effettiva dei creditori, degli enti pubblici e della pubblica amministrazione, insomma, c'è ancora tanta strada da fare, io dico, nel nostro ordinamento. Si tratta di assicurare soprattutto la regolarità delle transizioni commerciali e di evitare che ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni influiscano negativamente sulla gestione finanziaria delle imprese e sulla loro competitività e redditività, con evidenti distorsioni anche della concorrenza e del mercato, soprattutto nei momenti di crisi come l'attuale, in un momento nel quale abbiamo da impiegare cosigue risorse. Credo che soprattutto i ritardi nei pagamenti debbano essere assolutamente la salvaguardia delle imprese che intendono dare la loro forza, la spina dorsale, si dice, della ripresa sono le imprese che potranno darci l'impiego delle risorse per superare la nostra crisi economica e la ripresa della situazione economica del paese. Ma tale esigenza andrebbe tuttavia bilanciata con altri interessi, come per esempio metodo di tutela, sempre tuttavia ricordandoci sempre rispetto del principio di equità intergenerazionale, che non può essere tenuto presente nel momento stesso in cui si accumulano risorse, vanno impiegate in maniera proficua, e l'ho sempre affermato che l'impiego economico delle risorse per questo investimento rappresenta un investimento a favore delle nostre generazioni future. Prendendo spunto da una recente ordinanza emessa da una sezione di controllo della Corte dei Conti, quella della Campania, la nostra relatrice ci ha chiarito quali siano gli spazi riservati dalla consulta nell'indagine sulla ragionevolezza della scelta del legislatore, sul tema della tutela integrata, mi piace questa, la salvaguardia del principio di concorrenza previsto anche nei trattati dell'Unione Europea. Si parlava di equilibrio complessivo con riferimento lei ha chiamato ragionevolezza delle scelte del legislatore, e credo che sia questo il ruolo che deve essere riservato alla consulta, una valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore, e in questo senso credo che sia assolutamente centrato esattamente quello che è il ruolo e il compito della consulta. E poi vengo al tema che mi ha affidato con un assist di riconoscimento,
in base alle direttive europee della giurisdizione della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica, è in più occasioni affermato dalla sezione riunite. La domanda che lei mi ha voluto devolvere può condurre al definitivo superamento della tesi della necessità dei dispositio legislatoris con riferimento alla gestione della Corte dei Conti? Allora, lei, professor Sciarra, ha giustamente posto cautela e prudenza nelle considerazioni, che ovviamente tenuto conto che l'ampliamento dell'ambito della giurisdizione contabile è da ultimo riaffermata la sentenza che ha citato la Corte di Cassazione, risponde soprattutto, io vorrei dire, ad obiettive esigenze di tutela, in ambito nazionale, senza che però questo possa precludere, questa è l'affermazione per Sciarra, l'intervento del legislatore per la disciplina di aspetti ritenuti meritevoli di maggiore attenzione, ovvero sia il principio della tutela da parte del giudice contabile, ma soprattutto per il principio come tale della tutela come tale complessiva. Noi abbiamo l'esigenza comunque di una tutela una tutela dei cittadini. Ricordiamoci che il giudice contabile agisce in nome del popolo italiano per la tutela per la tutela degli interessi dei cittadini contribuenti. Quindi in questo senso credo che soprattutto l'esigenza di una giurisdizione che abbia la possibilità di poter intervenire, salvo che intervengono delle limitazioni o quant'altro, che poi andranno valutate e andranno ovviamente soppesate della sede nella maniera opportuna, credo che insomma la giurisdizione della Corte non possa che avere un ampliamento, ma l'ampliamento deriva non dalla scelta della Corte, ma l'ampliamento arriva dalla stessa posizione nella quale la Corte viene ad essere posta. Giustamente si parlava di tutela degli interessi adespoti. Interessi adespoti sono stati oggetto di un intervento che abbiamo su interessi adespoti nella prima conversazione. Una delle prime conversazioni che abbiamo fatto qua con giudici ed era proprio quella del professor Amato, si è parlato di interessi adespoti, e lì in quell'occasione si è detto: se non ci fosse stato l'interesse adespoti attraverso le parifiche che svolte dalla Corte dei Conti, questa tutela non ci sarebbe stata. E quindi ha dato grande risalto il professor Amato in quell'occasione a questa tutela, dimostrando che la tutela deve seguire l'interesse dei cittadini. Se l'interesse è di poter curare e tutelare degli interessi che non avrebbero ulteriore spazio, credo che insomma questa indicazione vada seguita. In questo senso credo che è l'evoluzione come tale che ci darà una risposta a questa domanda, ma la tendenza è quella dell'ampliamento, non per finalità diciamo autoreferenziali, ma perché per la copertura di spazi che necessitano di una loro tutela. In questo devo dire che questa tutela di interesse adespoti fa parte, mi riferisco anche alle pronunce che sono avvenute prima del mio arrivo, relatore anche oltre che Silvana Sciarra e altri giudici, anche Aldo Dogarosi, che hanno dato su questo, hanno dato veramente una spinta importante verso una tutela ampia e complessiva dei cittadini. Dei cittadini che non tanto di carattere finanziario, ma anche etico e sociale. Insomma, voglio un po' concludere insieme a sintesi, insomma, quello di oggi ha messo un quadro di costruttiva e leale con la cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le corti sono chiamate a valorizzare il dialogo, questa espressione che a me piace rimarcare alla fine di questo mio saluto, con la Corte di Giustizia, perché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti in un sistema integrato di garanzia e una tutela sistemica
e non frazionata. Anche questo è un'espressione che mi è piaciuta di Silvana. Insomma, si tratta insomma di un, se vogliamo chiamarlo proprio oggi all'indomani dei campionati europei, di un gioco di squadra che, come abbiamo visto, per i recenti successi calcistici si rivela vincente. Tutti in un gioco di squadra abbiamo sicuramente la possibilità di superare problematiche e dare risultati concretamente utili per il nostro paese. Quando dico il nostro paese, non tanto l'Italia, ma parliamo a livello europeo, cioè noi dobbiamo considerarci anche in una prospettiva di tutela e di confronto con gli altri paesi appartenenti all'Unione Europea. Purtroppo siamo ormai alla battuta finale del nostro incontro e quel ciclo di appuntamenti. Insomma, io credo, al termine di questa esperienza, sono convinto che incontro per incontro sono state poste le basi per un metodo di approfondimento sulle attività della Corte nel quadro costituzionale che si è rivelato davvero proficuo. Saluto quindi i presenti con l'auspicio che questo sia un arrivederci alla prossima edizione, che ovviamente studieremo insieme al presidente Carlino, e riprenderemo comunque alla luce anche del successo che abbiamo constatato. A questo punto non mi è soltanto che augurare a voi tutti una buona serata, e visto che siamo anche al 14 luglio, io vi auguro anche buone vacanze. Grazie. Grazie a tutti, grazie Angelo. Grazie a te Guido. Grazie. Ciao Giovanni. Ora grazie per questo invito. Grazie. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Voglio vedervi presto di presenza. Di presenza, va bene. Vengo a trovare in corte appena si va può. Va bene, ti aspettiamo. Vieni a trovare in corte. Ciao. Passi da Roma. Arrivederci a tutti.